tutto il processo civile e anche una parte sicuramente del processo penale, quindi poteva essere un inizio, diciamo, per compiere finalmente questo collegamento. Ci rendiamo conto però che questa legge senza un euro aggiuntivo ovviamente renderà vani tutti gli articoli che hanno a che fare con appunto l'organizzazione e la gestione delle segnalazioni e di fatto si tradurrà, come abbiamo già detto, essenzialmente nelle modifiche del codice penale civile che a questo punto mi sembra chiaro erano il vero intento di questa legge che nulla voleva risolvere in maniera seria dal punto di vista della prevenzione del rischio, dell'individuazione delle cause del rischio e della messa in opera delle best practice che potevano veramente andare a eliminare le cause, perlomeno le più banali oggi, di contenzioso civile e penale. Grazie. La ringrazio. Onorevole Sannicandro. Mi dispiace che la collega abbia impiegato il suo tempo a sostenere la positività dell'emendamento precedente e non di quello che stiamo discutendo. Forse avrei tratto beneficio se lo avesse fatto, ma tant'è, quindi ci provo da solo. Ora, questo emendamento chiede sostanzialmente che il garante per il diritto alla salute abbia l'accesso in forma digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento. Ora, è evidente che, primo, se uno vuole sapere come sta il processo civile, penale, eccetera, chi meglio dell'imputato o della parte convenuta in giudizio può saperlo? Perché qui le parti in causa dovrebbero essere normalmente un paziente da un lato e la struttura sanitaria dall'altro, oppure il medico che ha operato nella struttura sanitaria. Quindi loro sono molto ben consapevoli di come stanno gli atti processuali e quindi la struttura sanitaria, come dire, non ha bisogno di intermediari per poter sapere come stanno le cose. Tra l'altro, non capisco come possa operare una norma di questo tipo, considerato che le banche dati dei tribunali normalmente non sono analitiche. Se voi vedete la relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, fra poco saranno diffuse, cioè i dati sono raccolti in grandi fattispecie. Per esempio, in materia di lavoro, la banca dati del Tribunale contiene cause di lavoro e sono digitate sotto il titolo controversie di lavoro. Poi ci sono alcune specificazioni, ma soltanto alcune specificazioni, per esempio i licenziamenti. Per quanto riguarda le controversie previdenziali, faccio un altro esempio, non vi è una sottospecificazione, quindi non so quali dati si potrebbero ricavare, dati analitici, come si vuole. Si dice da un accesso a queste banche dati. Quindi queste banche dati non possono dare affatto quello che si pretende che dovessero dare. Tra l'altro, ripeto, non c'è nessuna persona più informata della struttura convenuta in giudizio, sia sul piano penale che sul piano civile, e lo stesso vale per il medico della struttura sanitaria, sia sul piano civile che sul piano penale. Quindi questo articolo, questo emendamento, credo che sia proprio, come dire, inutilmente presentato. Onorevole Baroni, a titolo personale. Sì, grazie. Purtroppo i dati del contenzioso in sanità, Presidente, sono decisamente carenti. Quindi con l'emendamento Mantero, le compagnie assicurative, che pure partecipano comunque ai tavoli ministeriali e si sono sempre ben guardate dall'aprire i loro armadi e fornire i dati effettivi del contenzioso in sanità, e sia in termini di apertura del contenzioso sia in termini di chiusura. Allora, con questo emendamento noi chiediamo semplicemente che chi raccoglie e gestisce i dati non solo debba riceverli dalla segnalazione, ma debba e possa anche acquisirli dai tribunali, dove effettivamente questi dati sono già presenti e questo permetterebbe appunto un controllo. Il tutto ovviamente chiediamo in formato digitale così da garantire l'effettiva trasmissibilità. Fino a quando il fascicolo elettronico verrà ignorato dalle attività parlamentari, tutta questa